Scusate amici, questo è venuto uno starnuto. Bene, buongiorno, buona giornata, buona settimana, questa ultima settimana di febbraio, oggi lunedì 22 febbraio 2021, quasi alle ore 12 più o meno. Bene, andiamo a parlare del pay-per-view di Raw e SmackDown della WWE Elimination Chamber 2021 che si è svolto in questa notte passata, ovviamente come di consueto a San Petersburg, Florida, al Tropicana Field. Ovviamente con fan, con gli schermi virtuali. Pay-per-view che sicuramente ha dato tanti spunti, quindi non aspettiamo altro. Iniziamo con risultati, recensione e considerazione da parte mia. Allora, partiamo però più o meno da come commentatore. Abbiamo avuto Michael Cole, Corey Graves per SmackDown, Tom Phillips, Samoa Joe, Byron Saxton per Raw, commentatori spagnoli Carlos Cabrera, Marcelo Rodriguez, Ring Announcer Greg Hamilton per SmackDown, Mike Rome per Raw. Arbitri Danilo Anfibio, Jason Ayer, Sean Bennett, Jessica Kerr, John Cohn, Dan Engler, Derrick Moore, Eddie Orengo, Chad Patton, Ryan Tran, Rod Zapata. Per le interviste Gala Braxton, pre-show, presentatori Charlie Caruso, Booker T, JBL, Peter Rosenberg. Allora, come pre-show abbiamo avuto John Morrison che ha battuto nel match a 4 per essere integrato nella sfida per il titolo degli Stati Uniti perché c'è stata l'assenza di Keith Lee. John Morrison in 7 minuti e 10 ha battuto Elias Mustafa Lee con i membri della Retribution, Mesty, Barry, Slapjack e Ricochet. Show principale Daniel Bryan nella prima sfida nella gabbia valida per decretare in maniera immediata quello che poi è stato in seguito subito il match per il titolo universale. Daniel Bryan ha acquistato il diritto di numero uno per sfidare Roman Reigns battendo nella gabbia Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn e Cesaro. Roman Reigns che però ha battuto in poco meno di 2 minuti Daniel Bryan per sottomissione tecnica. Poi dopo il match di Roman Reigns è subentrato la Rated Superstar Edge che ha attaccato brutalmente Roman Reigns con una spear, vendicandosi quindi di quello che Roman Reigns aveva fatto ad Edge pochi giorni fa a SmackDown. Match nella gabbia per il titolo universale durato 34 minuti e 20. Invece, brevissima sfida tra Reigns e Daniel Bryan in 1 minuto e 32. Quindi sembra a questo punto davvero ufficiale il primo match di WrestleMania che vedrà contrapposti Roman Reigns, campione universale, contro Edge, vincitore della rissa reale a 30 uomini alla Royal Rumble 2021. Matt Riddle si è laureato nuovo campione degli Stati Uniti battendo quindi l'ex campione Bobby Lashley con assistenza di MVP e John Morrison. Match a 3 durato 8 minuti e 40 secondi. Nia Jax e Shayna Baszler hanno battuto Sasha Banks e Bianca Belair mantenendo le cinture di coppia femminile della federazione 9 minuti e 35 secondi. Poi Drew McIntyre ha battuto nell'altro match nella gabbia valido per il titolo WWE
AJ Styles con assistenza di Omos, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus e Kofi Kingston in 31 minuti e 10 secondi, ma il ballo avviene subito dopo perché Bobby Lashley aggredisce il campione WWE. Poi arriva The Miz che incredibilmente incassa la valigetta e diventa il nuovo campione WWE con un incasso in cui gli sono bastati ben 30 secondi. Però andiamo quindi un po' a specificare per quanto riguarda i match nella gabbia. Per esempio, partiamo da quello di SmackDown, dove il primo ad essere eliminato è stato King Corbin. Terzo è entrato, eliminato da Cesaro attraverso sottomissione in 17 minuti e 45 secondi. Il secondo eliminato è stato Sami Zayn, entrato per quarto per mano di Kevin Owens via conteggio in 25 minuti e 30 secondi. Il terzo eliminato è stato Kevin Owens, entrato per quinto eliminato da Jey Uso per conteggio in 26 minuti e 50 secondi. Il quarto eliminato è stato l'elvetico Cesaro, entrato per secondo da Jey Uso per conteggio in 32 minuti e 50 secondi. Il quinto eliminato è stato Jey Uso, entrato per sesto da parte di Daniel Bryan. Ovviamente con via conteggio con durata di 34 minuti e 20 secondi. Per quanto riguarda il match nella gabbia di Raw, il primo eliminato è stato Randy Orton, entrato per secondo per mano di Kofi Kingston via conteggio in 8 minuti e 55 secondi. Il secondo eliminato è stato Kofi Kingston, entrato per quarto per mano di Sheamus per conteggio 23 minuti e 35 secondi. Il terzo eliminato è stato Jeff Hardy, entrato per primo, quindi insieme a Randy Orton, eliminato da Drew McIntyre via conteggio in 25 minuti e 15 secondi. Il quarto eliminato è stato Sheamus, entrato per sesto per mano di AJ Styles per conteggio in 30 minuti e 15 secondi. L'ultimo eliminato è stato AJ Styles, entrato per quinto da parte di Drew McIntyre con durata 31 minuti e 10 secondi. Quindi, cari amici, dopo aver detto questo, è chiaro che bisogna, certo, devo dirvi la verità, io sono rimasto un po' sbigottito quando sicuramente ho letto, devo ancora vedere qualche immagine, video al pay per view. Comunque mi sono fatto sicuramente la domanda per dire, è vero che The Miz comunque prima o poi doveva incassare? Ho detto, ma perché proprio in questo momento e non magari a WrestleMania? Perché sinceramente io volevo che Drew McIntyre arrivasse a WrestleMania da campione, magari facendoli affrontare Sheamus con, che ne so, magari un match molto combattuto di una ventina di minuti. Sheamus perde, poi va The Miz per la stanchezza di Drew McIntyre, incassava la valigetta e diventava un nuovo campione WWE. Comunque la dirigenza ha deciso di optare già da ora questa opzione. Adesso sicuramente già a Raw questa sera, serata lunedì americana, capiremo quali sono le intenzioni di Drew McIntyre, visto che è stato detronato per la seconda volta del titolo WWE. Chissà, magari se vedremo a WrestleMania, ovviamente non titolato, Drew McIntyre contro Sheamus o già Fastlane, staremo a vedere, ma soprattutto The Miz a questo punto contro chi potrà difendere la cintura, come ho detto, lo scopriremo a Raw. E poi, come già avevo detto, se non vi ricordate male, di Asuka Lacey Evans, che il match non si sarebbe svolto, insomma, abbiamo capito, l'ha detto anche pubblicamente di essere in dolce attesa Lacey Evans, solo che ovviamente bisognerà capire appunto la nipponica contro chi
arriverà fino a WrestleMania campione e se nel caso contro chi difenderà la massima cintura femminile di categoria dello show rosso del lunedì sera. Su Roman Reigns Edge, ovviamente il match era già nell'aria, anche le voci di corridoio confermavano questa cosa, però diciamo che a questo punto è tutto. Certo, è un po' difficile pronosticare Roman Reigns Edge di WrestleMania, però. Può anche darsi che nel caso la dirigenza magari può optare per far diventare il nuovo campione universale Edge, che per carità è sicuramente diverso rispetto al titolo mondiale, che però non ha mai perso per via poi purtroppo dell'infortunio, però insomma, sicuramente Edge apprezzato comunque. Durata, per esempio, ho visto anche dall'app della WWE, durata per più non oltre le 2 ore e mezza, quindi abbastanza tranquillo anche da vedere per chi ovviamente è abituato a vedere il pay per view in forma integrale. E a questo punto la strada continua, la road to WrestleMania continua. E abbiamo detto Fast Lane il 21 marzo, dove mancherà davvero pochissimo a WrestleMania. Poi anche sul network è disponibile la lunga intervista di Stone Cold Steve Austin nella Broken Skull Session con la campionessa femminile di SmackDown Sasha Banks, quasi un'oretta e mezza di intervista. Che dire, quindi ci avviamo in un periodo come sembra abbastanza pieno, per esempio se ci guardiamo intorno al mondo del pro wrestling di Boy No Elite, Jon Moxley che è ex campione mondiale All Elite però detentore della cintura degli Stati Uniti della New Japan che difenderà tra pochissimi giorni contro Kenta in Giappone, poi anche il match che sicuramente sarà abbastanza violento, nudo e crudo, penso che sicuramente non mi piacerà, però vabbè, hanno scelto così contro Kenny Omega Revolution 7 marzo, stesso giorno in cui ci sarà l'All-Star Game dell'NBA. Cadenza 2021 e 13 marzo, se non vado errato, Sacrifice della Impact Wrestling. E quindi, che dire, oggi, come vi anticipai già ieri, solo questo video perché poi nel pomeriggio porterò il computer per gli aggiornamenti e lì la licenza dell'antivirus 2021. Quindi io penso di riavere il computer massimo tra una settimana, però vediamo se anche se farò il video senza immagini di copertina, come vi ho detto, magari se ovviamente ci sarà la possibilità di inserire l'immagine o comunque. Cerco anche, magari se non attraverso l'immagine, di fare dei video come faccio più o meno adesso col computer, molto di contenuto, magari anche appuntandomi qualcosa su un foglio. Sicuramente sono in fase già di organizzazione per il video sulla Champions League, sull'Europa League. Quindi io vi saluto. Vi invito a recuperare il video se non lo avete ancora visto, dedicato alla prima vittoria stagionale dell'Adriatica Volley Trani di sabato scorso in casa della Batti Pagliese Adriatica Volley Lavinia Group Trani, che sarà impegnata già questo mercoledì in un'altra trasferta a Melendugno, sempre di campionato ovviamente.
Frecht, ciao a tutti, ciao!